Finalmente eccoci tornati con questa parte di Pokémon Diamante. Eravamo rimasti sul cammino per andare verso Memorie e nel fuoriparte ho ripreso il mio vecchio Charap che avevo trovato durante lo scambio per insegnargli Scacciabruma, appunto per proseguire durante questo percorso. Innanzitutto volevo scusarmi per questa assenza di una settimana, ma la scuola, vi giuro, mi sta veramente distruggendo. E quindi ho avuto un po' di problemi appunto a registrare in questa settimana, ma adesso dovrebbe andare meglio per la prossima. Allora, dopo aver usato il repellente, iniziamo il percorso verso Memoride. Con la prima allenatrice. Contro Ponyta, nessun problema. Prossimo Pokémon è un Grottle. No, allora dobbiamo assolutamente cambiare e invertiamo i ruoli. E andiamo avanti, Ponyta. E questo è fatto. Proseguiamo. E qui c'è una coppia di Fantallenatori. A memoria di avremo il prossimo incontro con il Team Galassia. Ecco, proprio un'accoppiata particolarissima. Direi che ci andrà parecchio male questa lotta. No, via, speriamo bene. Direi che prima lo sostituiamo subito. E mandiamo avanti Roselia. No, Staravia è morto. Fulmine è una bella mossa. Bisogna insegnargliela anche noi. All'Axray. Ed è fatta. Vediamo se troviamo se ho una Revitalix per Staravia, ma penso di sì, ne ho un paio. Curiamo assolutamente entrambe. E proseguiamo. Ecco un altro Fantallenatore. Sì, è un percorso molto tortuoso per i piani di molti allenatori. È la prima volta che vediamo Mothim. Laxio. Sì, cambiamo piano. Non vorrei che con qualche mossa di tipo elettro Primprap morisse di conseguenza. Ultimo Pokémon che viene mandato in campo. Ah, Rosalia è al 31 nel frattempo. Ma che profumino. Assolutamente no, profumino glielo insegno. Onix, quindi cambiamo Pokémon e rimettiamo avanti Primprap. Potevamo tenere anche Rosalia, però voglio vedere se almeno con Onix forse riuscivo a farlo salire. Allora. Allora, ci sono due strade che possiamo fare e becchiamo allenatori da entrambe le parti, quindi facciamo tutte e due. Allora, uno è questo, che dovrebbe avere un Mothim, se non sbaglio. Solo un Mothim. Sì. No, Dustox. Allora. Usiamo sempre beccata. Ha deciso lui. Usa protezione. Però contro Roselia è un po' dura. Ma ci si prova, si continua. Oh vai. Sconfitto. Con il prossimo Pokémon dovremmo salire al 32. Con Primplup. E di qua c'è quest'altro allenatore. E
poi scendiamo lì sotto dove c'è un'altra piattaforma, potete vedere lì dove c'è il terreno sollevato e poi una Pokéball. E Primpia sarà al 32 e non impara nessuna mossa. Non so come mai non c'ho voglia di imparare le mosse Primpia. Ci provo sempre a insegnargli, o meglio, spero sempre che la prossima mossa che ci sarà una mossa da apprendere per Primpia, ma è inutile. Avrà fatto 10 livelli, ha dato molto tempo alla sua mossa. Krogrank. Prossimo è Golbat. Non so se hai fatto bene a tenere sempre Primpia. Cioè sì, però non vorrei facesse qualche brutto scherzo. Per fortuna è andata bene. Sì, dai. Sto tenendo avanti soltanto Primpia perché vorrei che se non, ormai non in questa, ma nella prossima parte si evolvesse. Così per avere finalmente Empoleon. Con Hoot Hoot, c'è sempre Bullaraggio, sì. Anche se devo stare attenta perché sto finendo tutti i Bullaraggio. Tanto sale sale. E vabbè, per ora lo cambiamo. E utilizziamo Scintilla. E Luxray sarà al 31. Perfetto. Non dovrebbe mancare molto. Vediamo. Ecco, forse siamo addirittura arrivati. Però questo cos'è un allenatore? Sì. Ma lui c'è una Pokéball, doveva prima arrivarci. Allora. Weasel è un po'. E utilizziamo Peccata, non saprei se no. Perfetto. Prossimo Pokémon sarà Girafarig. Su di lui utilizziamo Bullaraggio. Eventualmente anche su Machoke, quindi ci va bene. Sto finendo il Bullaraggio. Ne ho tipo soltanto 3. 4, quanti ne ho? 4. Adesso ne ho 3. Ma penso che questo fosse l'ultimo, veramente l'ultimo allenatore. Vediamo un po' cosa dice il cartello. Eccoci arrivati a Memoride. Sì, per fortuna ce l'abbiamo fatta. E andiamo a curare subito i Pokémon. Ok. Allora, è un paesino piccino, non c'è quasi nulla praticamente qua. Però noi siamo venuti qui con un obiettivo, e cioè quello di, qua andiamo al percorso 111, quindi non ci interessa, di andare a consegnare alla nonna di Camilla l'amuleto che ci è stato consegnato. Quindi intanto incontriamo un tizio del Team Galassia che ci parla di questa bomba galattica e quello che vogliono fare. Adesso ho sbagliato a pigiama, dobbiamo dirgli di sì perché dobbiamo opporci ai loro piani e probabilmente dovremo sfidare. Esatto. Beautifly. Teniamo sempre avanti Primplup, utilizziamo Beccata. Anche se ci ha paralizzati, noi siamo fiduciosi. No, accidenti. E ci abbiamo fatto. Prossimo Pokémon sarà Krogank. Prima abbiamo fatto abbastanza male con Bollaraggio. Vediamo se riusciamo a replicare. Sì, perfetto. E saliamo? No, guarda quanto manca. Insomma, abbiamo sconfitto questa Reclusa e adesso smatterà di sicuro. E dovrebbe andarsene. Esatto, questa signora che ci viene incontro
Ella, appunto, la nonna di Camilla, che è l'anziana di Memoride. Ed ecco, appunto, l'arcamuleto. Ed ecco qua. E ci parlo un po' della storia di questi amuleti. E queste sono le immagini che rappresentano gli Alchi e Palchi, che sono i Pokémon leggendari. Faccio un attimo un salto al centro Pokémon perché non vorrei che dentro alla grotta ci fosse qualche brutta sorpresa. Quindi, in realtà, non so da quant'è che sto registrando. Però vabbè, visto che è saltato un sacco di tempo, che questa settimana, se questa parte viene un po' più lunga, non c'è problema. E quindi entriamo dentro alla grotta. Ed ecco qua la nonna, che ci spiega il significato di questo dipinto, che rappresenterebbero gli altri tre Pokémon leggendari, che sono i Pokémon dei Tre Laghi. E otteniamo l'MN03, che sarebbe Surf, ma non la possiamo utilizzare perché dobbiamo battere la palestra di Poripoli. Quindi, e sarà il nostro prossimo obiettivo. Infatti, la prossima parte affronteremo Fanny. E chi sarà lui? L'abbiamo già incontrato, se non vi ricordate, sarebbe Cyrus, che è il capo del Team Galassia. Che parla del suo piano di ricreare l'energia dei Pokémon leggendari per creare un mondo senza conflitti, insomma. E se ne va via. Adesso noi nulla, utilizzeremo volo e andremo a Coripoli, anzi lo utilizzo già ora volo, almeno nella prossima parte siamo direttamente dal capo palestra. Quindi stare avia, utilizza volo verso Coripoli. Ed eccoci qua. Nella prossima parte affronteremo appunto Fanny e andremo avanti con la nostra storia. Quindi ci vediamo alla prossima, ragazzi.